Allora signori, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sempre qua sul canale Omotenashi Anime in compagnia di Simone. Oggi vedo che è la giornata del Bau che ha cominciato Yumeko Figure. Buonasera, buonasera Yumeko, buonasera anche a Brunga. Una live che non era assolutamente preventivata, ma so che voi mi capirete. Buonasera Leonardo Chiruzzi. Io ho questa scatola in mano da ormai tipo 2 giorni e capite che aspettare e tirarmi via il piacere, la piacevolezza, la scioglievolezza Madoka, Puella Magi Madoka, tirarmi via il gusto di poterla unboxare, non potevo resistere. Quindi fare un video aveva poco senso e soprattutto io avevo poco tempo, indi per cui si va di una live improvvisata da 30 minuti. Questa è la Madoka ovviamente della Figma, tra l'altro la metto sempre di qua perché devo ricordarmi dove sta il centro, l'autofocus della camera. Le solite cose che già sapete, iscrivetevi là con i vete social, quello diciamo poco importa. E costei andrà a giocarsela con costei, che stavolta non prendo più per la testa, così abbiamo un'invasione di Puella Magi Madoka, Puella Magi Madoka, che come vedete purtroppo ha il piedistallo rotto, lo si può vedere qua sotto, causa il trauma che ha avuto dalla caduta da 3 metri circa. Fortunatamente nulla di trascendentale, la basetta è un po' brutto da vedere, però Madoka nella sua integrità devo dire assolutamente ci sta benissimo. Detto questo io comincerei subito perché la voglia è tanta. Preannuncio che di Madoka ho intenzione di fare tutta la serie dall'A alla Z, quindi le 4 Puella Magi in versione appunto Magi, quindi le Figma nella loro versione maghette, quindi Dark Magiocco, poi le 4 protagoniste nella versione, scusate, rettifico, lei 2, 3, 4, 5 protagoniste in versione maghetta, le 4 protagoniste in versione scolastica, una protagonista che non fa parte della loro scuola con la divisa, con streetwear, quindi nel normale, non vestita da scolaretta, più si riesco a trovare la Figma di Madoka, la versione final, quella quando è praticamente diventata una divinità. Detto questo, io comincerei l'unboxing. Allora, diamo un po' di cifre. Dunque, punto 1. Cosa l'ho pagata? In realtà l'ho pagata niente perché avevo 7.000 e qualcosa punti su Solaris da far fuori, quindi erano 7.000 yen. In realtà ho pagato 1.500 yen di spedizione e basta, veramente pochi niente. Avevo questi punti da far fuori. Questa, la metto di qua, Solaris Japan, al contrario, quella che vi ho fatto vedere prima, questa, Michele di Akiba Merch. Ora tiriamo via un po' di plastica, intanto come sempre vi ho abituato, ricordate che Solaris, anche in questo caso abbiamo qua sotto, vedete, 5 box 5, action figure 5, quindi c'è un QR code, Mao Shoujo Madoka Magical Girl, Kaname Madoka, più Kyubey, che tra l'altro potrebbe finire direttamente nello scarico del cesso e poi tirare l'acqua. Questa è la fine che dovrebbe fare Kyubey, ma per il momento noi lo sopportiamo. Questa l'ho comprata al nuovo, l'usato costava tipo 500 yen in meno, capite che per 4 euro non vale la pena. Confezione praticamente perfetta, sigillata tra l'altro, non dico sottovuoto, ma ci manca veramente poco, quindi cerchiamo... Non è semplice ragazzi, cerchiamo un pertugio dove aprirla. Qui di fianco hanno messo scotch a profusione, vediamo di non fare danni. Allora, vediamo un po'. Plastica molto rigida, devo essere onesto. Sbustiamo senza molto ritegno. Non abbiamo ottenuto una grossa vittoria, eh. C'è talmente tanta plastica che anche qua attorno sembra la plastica dei fioristi. Allora, via di qua, via di qua. E questa, oh, se ne va per una visione più disimpegnata direi. La vediamo adesso con un po' meno riflessi, quindi la possiamo gustare. Io magari cerco di tirare via dallo schermo quelle che sono... Ecco qua. Questa si presenta alla confezione. Sposto anche il microfono così non va a impattare contro ogni 2 secondi. Questa è la nostra Figma. Ovviamente tiriamo via poi la parte lucida per poterla vedere meglio. È composta da Kaname Madoka, ovviamente, con il viso principale, altri 2 visi, 4 frecce, che sono quelle che lei in teoria scocca alla fine per uccidere le streghe, Kyubey, che ripeto potrà finire tranquillamente fuso per farne la plastica dei cararmatini per giocare a risico, in quanto uno dei personaggi più odiosi che la storia abbia mai visto. Dopodiché mi sembra di vedere anche l'arco, quello che dovrebbe essere l'arco, e o meglio un arco e poi una specie di lancia dritta. Comunque ora andiamo a vederlo. Tiriamo via il bollino, il sigillo di garanzia che è riposto qua in alto. Deo grazias all'autofocus della camera che riesce a far vedere qualcosa di fatto bene. Grosse soddisfazioni. Una videocamera tra l'altro da 30 euro. Allora, questa è la Figma numero 110. Vediamo se riusciamo senza rovinare il tutto. Allora, pieghiamo la prima patella. Qua dietro avete tutte le foto di dettaglio. Non so ancora, non ho ancora deciso come la metterò. Probabilmente, allora, questa posa molto sbarazzina mi piace parecchio, devo dire. Quella accanto col bastone non è male, tenendo presente che quest'altra Madoka che vedete ha l'arco. Probabilmente non metterò l'arco in questa, ma la metterò o in questa posa sbarazzina, sempre senza Kyubey, oppure con le 2 mani che sorreggono il bastone. Il viso voglio tenere quello sorridente, è già un anime abbastanza cupo e greve di suo, se gli metto anche qualcosa di triste o tristerrimo alla fine non ci siamo. Andiamo subito ad aprirla. Non sarà una live lunga, signori, mezz'ora neanche terminiamo. È solo perché, ripeto, avevo voglia, insomma, non posso conservarmi le cose in eterno. Tra l'altro una figure è una Figma di parecchio tempo addietro, non mi ricordo l'uscita, ma non è comunque giovane. Riponiamo la scatola e ci troviamo il canonico blister bivalve. Ora vi posso garantire, ora da cosa si capisce anche che è una figure vecchia, probabilmente Brunga, che spesso le vede qua, dal fatto che una volta non ci si poneva il dubbio di avere qua 2 dita di spazio vuoto. Ora come ora questa figure verrebbe messa nelle confezioni delle Figma più piccole, cioè, tutto questo spazio vuoto qua dietro verrebbe compresso e la parte dello stand verrebbe spostata qua al centro, proprio perché è intollerabile adesso avere tutto questo spazio vuoto, soprattutto per le spedizioni. Quindi questa sarebbe una confezione molto più piccola, almeno un 3 cm sicuramente. Vediamo se c'è, facciamo scorrere il dito dello scotch ai lati, no. Plastica abbastanza morbida, devo dire, quindi possiamo tirare via il blister superiore. 9 su 10 partiranno pezzi dappertutto adesso, come un classico di questi casi. Forse siamo fortunati. Ok, allora, via il blister e lo riponiamo candidamente qua accanto e cominciamo a goderci. Comunque, allora, le Figma sempre grandi, ragazzi, sempre belle. Sì, la superficie della pop-up è diversa, ragazzi, cioè, ci puoi lavorare maggiormente perché ovviamente è più grossa, però guardate che anche il viso di questa non è affatto male, devo dire che mi danno soddisfazioni. Non so se riuscirò a prendere anche le pop-up, per il momento sono solamente 5, non sono ancora uscite tutte quante, tra l'altro non so, penso che ci metterò sulle mani, però vediamo un attimo a livello monetario come siamo messi. Allora, cominciamo con un classico, perché se tiro fuori Madoka e poi non so dove appoggiarla, ne abbiamo quanto prima. Quindi per cui bustina molto piegata, forse un po' troppo piegata stavolta, hanno esagerato ragazzi, io capisco la compressione, ma questa volta la bustina della Figma me l'hanno spiegazzato un pochettino troppo, effettivamente. Non mi piace molto questa cosa, l'hanno veramente compressa, per la carità, poi di solito non le uso, però insomma potevano stare un po' più attenti. Il set di mani di Madoka, destre e sinistrorse, più la solita basetta, vediamo. Eccole qua, più un'altra mano singola. Allora, Yumeko dice: all'epoca mi accontentai di tutte le Banpresto più la Guzmai Company di Omura. Non avessi le Banpresto, avrei le pop-up. Le pop-up sono very, very, very beauty. Yumeko, nel caso poi comunque tu voglia, io ti ricordo sempre che nel caso hai lo sconto del 5%, so che le sta trattando anche Michele. Fai presente che questa, che ripeto è molto 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 bella, quel 5% di sconto viene via a un prezzo inferiore di quello della fiera. È fatta veramente 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 bene. Te la metto qua a favore di camera. Devo dire che questa è una Majocco veramente bella, nulla da dire. Infatti penso di prendere, di fare... Scusate, ho perso ogni tanto il mouse, mi scappa in giro per i due schermi. Quindi faccio un pensiero, lo so, ma ormai si punta ad altro. Beh, ti posso capire. Allora, il set di mani ne abbiamo parlato. Qua tiriamo fuori la solita, ormai la conosciamo. Questa è abbastanza molla, molto, un po' lasca, devo dirvi la verità. Un pochettino lasca. Allora, andiamo a estrarre la basetta della Figma. Le mani per ora non ci importano. E poi, come sempre... perno più grosso sulla base, ok, e l'altro che sarà sulla schiena della nostra protagonista. Al contrario, ok, dobbiamo rilassare un pochettino il perno, questo perché è un po' duro. Allora, lo appoggiamo qua e ci gustiamo la nostra Madochina. Allora, plastichina sopra. Capisco la plastica, capisco che dove la... però ragazzi, questo un fogliettino micragnoso non serve. Comunque vabbè, sappiamo come sono fatti ormai. Poi andiamo a prenderla per la gonna, tiriamo fuori, ecco qua, il nostro personaggio. Nulla da dire, fatto veramente molto 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 bene. Anche qua plastica, allora, tipo busta, quindi in mezzo alle gambe. Okay. Lato destro, lato sinistro e devo guardare un po' perché non mi torna una cosa. Allora, confermo, è una Figma vecchiotta ragazzi, però c'è un disallineamento, se vedete qua nella parte sottostante, vedete i giunti? Quello destro e quello sinistro, cioè non hanno problemi, non hanno problemi, ma a parte staccarglisi una gamba, sono, guardate come lo scasso di questa, con le nuove non le fanno così, quindi questo dovrebbe essere reinserito e gli slip che vedete voi qua sono di gomma. Allora, i pants, vediamo di inserire, bisogna schiacciare un po' forte perché erano leggermente fuori, non abbiate paura in questo caso. Ok, così abbiamo riallineato la situazione. Le Figma vecchie sono pericolose, ma guarda, fortunatamente era solo un po' disallineata. Poi testiamo le giunture delle gambe, giuntura 1, giuntura 2, le mani girano abbastanza bene, la testa non ha evidenti problemi, quindi direi che così può andare tranquillamente. C'è una piccolissima... Allora, Non so se notate la sfumatura, molto bella, tenendo conto che è una Figma. E la luce purtroppo, signori, fa quello che fa. Bianco chiaro, tiro via le mani. Vediamo se la abbasso un pochettino. Ok, vedete, bianco, rosso e rosa su cui va a sfumare. Fatta decisamente bene, devo dire. Allora, parte della gonna tutto regolare, senza nessunissimo problema. Il busto, sì, si vede che erano Figma vecchie, può torcersi senza grossi problemi. Ecco, c'è una piccolissima sbavatura, la vedete? C'è una piccolissima sbavatura sulla schiena, vedete che l'esagono non è perfetto? C'è una sbavatura, niente di male. Andiamo con il cutter a sistemare la situazione, con la punta sottilissima del cutter. Non so se quello che ho a braso, vedete, è quasi impossibile. Vedete la punta del cutter adesso? Questo è tutto il materiale che è stato a braso, quindi veramente un 1/20 di millimetro, poca roba. Era giusto per dargli una grattatina, niente di particolare. La eliminiamo. Ora cominciamo a vedere lei come sta imperneata, quindi questo nella schiena. Fa un po' fatica, signori, fa un po' fatica, e il perno mi sembra anche un po' troppo lungo, però può andare, può andare. Lo regoliamo. Allora, la signorina deve stare con, si è deciso, una gamba indietro, completamente piegata, e la scarpa, ok, in questa posa. L'altra invece leggermente piegata, che si sta appoggiando, con le due mani piegate, solo che qua le mani chiuse, quindi mano 1, che tra l'altro le hanno già sistemate, e mano numero 2. Non so se adesso lascerò su questo oppure no, ma anche qua c'è una piccolissima sbavatura qua sulla mano, qua c'è una sbavatura molto molto piccola. È quasi impossibile vederla, signori, perché sul braccialetto rosso. Ora andiamo ad asportarla, sempre con la punta del cutter. Ok, anche qua. Vedete quello che abbiamo tolto? È proprio un pezzettino di plastica piccolissimo, però sicuramente andava... Mettiamo sotto... Eccolo qua, davanti al dito. Questo è quello che andava eliminato, che veniva fuori come una sprua, una spuria di stampa, quasi come fosse una sprua, ma era semplicemente una piccola bavetta. Quindi questo l'abbiamo tirato via e abbiamo sistemato il problema. E poi la posizioniamo con il braccio in questa modalità, anche se, ripeto, non dovrebbe essere, le mani dovrebbero essere quelle chiuse, ma poi quello me lo sistemo io. Quindi indicativamente questa potrebbe essere la posa della nostra Madoka, sicuramente bella, nulla da dire. Si vede che è una Figma vecchia, assolutamente, questo si capisce, abbastanza lampante, però ad ogni modo carina, fatta bene. Ora andiamo ad analizzare, vi farò vedere il sorcio, questa creatura veramente odiosa, quindi andiamo a prendere Kyubey, della quale non ho praticamente il minimo rispetto, per quanto sia fatto benissimo. Ha proprio lo stesso sguardo da tiraschiaffi, è esattamente la stessa cosa che vedevate nell'anima. Fatto bene, nulla da dire. Due anellini trasparenti collegati, materiale plastico anch'esso. Nulla da eccepire, diciamo che lui è lui, quindi per quanto miniaturizzato l'hanno fatto molto bene. anche se, come sapete, non è di mio gradimento. Ora controlliamo i visi, ve li faccio vedere senza tirarli fuori. Allora, il viso numero 1 è quello che vedete in alto, il viso numero 2 è quello che vedete sotto, e poi abbiamo il bastone e l'arco più queste frecce. Qua sotto abbiamo due punte che sembra siano, a grandi linee, le Soul Gem quando diventano nere. Ora vorrei tirarmi solo una curiosità, vorrei vedere per metterla in questa la posizione, magari non so se fare appunto con il bastone in mano o con le due mani chiuse in questa modalità. Vediamo un po' cosa si può fare. Allora, questa col bastone o questa con le due mani. Bisognerebbe anche andare a capire quali siano qua le mani. Allora, facciamole uscire un attimo, così. Allora, quella che ha il bastone, eccolo qua, poi bisogna sempre cercare il sinistro orso. Esatto, Yumeko Figure mi conferma che sono veramente piccolissimi, due Griff Seed. Le mani probabilmente, ripeto, metterò quelle qua della fotografia, quindi per cui dovrebbero essere, se non vedo male, la destra e la sinistra sono chiuse con un pezzettino aperto, quindi le sceglierò fra queste, altrimenti l'opzione numero 2 è il bastone. Il bastone voglio vederlo un secondo, ragazzi, vediamo un attimino, tanto siamo quasi alla fine, ripeto, la live durava una mezz'oretta, niente di trascendentale. Rimettiamo le mani al loro interno per non perderle. Allora, andiamo a vedere il bastone come è fatto. Ok, l'abbiamo fatto cadere, allora fatto bene, sicuramente bene, tenendo presente, guardate l'ingrandimento, non c'è nessuna sbavatura per quanto concerne i gioielli che sono incastonati all'interno del legno. Ottima qualità, la punta è il bocciolo di una rosa. Fatto bene sicuramente, e anche l'inviluppo, nulla da dire, carino. Guardiamoci anche l'arco. Ecco, l'arco ovviamente forse doveva essere più lungo, cioè guardate la differenza di proporzione, questa è la Madoka della Pop-Up Parade. Guardate quanto è lungo l'arco rispetto al personaggio, da molto sopra la testa a molto sotto i piedi. Quindi questo, ad ogni modo, anche se dovesse essere messo con la Figma, è un pochettino corto. Quindi l'arco doveva essere più lungo. L'arco in questo caso per la Figma direi che doveva essere un po' più lungo, perché mettilo come vuoi, alla fine diciamo che è più un long bow rispetto che un arco corto normale. Questo è veramente un po' piccolino, quindi forse qui avrebbero dovuto farlo in maniera diversa, però ve la do indicativa come cosa. Al contrario, il bastone, per quanto queste non sono le sue mani, sì, l'arco è molto lungo, l'ho in 3D per un ragazzo che doveva stamparlo per una ragazza, e immagino come questo qua, ecco, forse col bastone a questo punto ci potrebbe stare, per quanto queste non sono le mani che devono tenere il bastone, però come vedete ha comunque una bella resa. Abbiamo fatto alto 1,50 e dovrebbe essere alto esatto quanto lei, invece qua tieni presente che se lo appoggi alla base, vedi, arriva all'altezza della mano, quindi sicuramente questo poteva essere fatto un po' meglio, cioè doveva, e più lungo, anche scusate la tosse, e anche senza le due biforcazioni in alto, quindi questo era da considerare, però ripeto, non penso che lo userò, quindi lo ripongo. Forse invece le mani che stringono questa, e interessante, quindi interessante come cosa. Le frecce sono delle normalissime frecce trasparenti, quindi non ha neanche forse moltissimo senso tirarle fuori dalla scatola. Vediamo appunto solo la posa, se fare quella più sbarazzina che si vedeva poc'anzi. Ripeto, metterla con l'arco non ha senso, non ha senso, perché ho già lei con l'arco e la freccia che vedete qua accanto. Forse quindi con il bastone, o addirittura senza orpelli, magari senza metterci niente. Abbiamo fatto no, le biforcazioni sono canon. L'ho visto nell'anime, però ad esempio in questo modello non ci sono, quello che sto muovendo qua di fianco della pop-up non le hanno fatte, l'hanno messo senza le biforcazioni, però sicuramente carino. Non penso che metterò entrambe le figure con l'arco, quindi o quella più sbarazzina o quella con le mani giunte davanti. Detto questo, signori, mi sembra una gran bella pop-up, non vedo l'ora di mettere le mani sulle altre, magari ne compro un'altra Lucca, vediamo adesso cosa sarà la spesa da affrontare, così ci facciamo giustamente un'indicazione. Leggo ancora Yumeko, perché sono l'ultima puntata, l'arco si apre e sprigiona tutta la sua potenza. Ok, ho capito. L'ultima puntata ovviamente della serie canonica, però, giusto? Intendo la serie da 11 o 12 che fossero, tanto per darti un'indicazione, tralasciando poi il film e tutto il resto. Allora, io questa, signori, la poso e sono soddisfatto. Sì, mi dicevo, oh Yumeko, perfetto, grazie mille. E siamo riusciti a fare anche, insomma, in una mezz'oretta, un tempo decente, una buona analisi della Figma e della pop-up. Che dire, io ovviamente non posso fare altro che ringraziarvi per essere stati qua. Avrei delle altre action figure, ma quelle me le riservo ovviamente per il dopo Lucca, in parole povere, così siamo un po' più tranquilli. E questa perché, insomma, avete capito, avevo voglia di tirarla fuori, cioè non potevo lasciarla qua tutto il tempo. Se qualcuno mi chiede consiglio, vi dico prendetele entrambe, assolutamente. La pop-up è fatta molto bene, la pop-up, ragazzi, di viso è una signora figure. Ovviamente non ha mobilità, al contrario, come sapete benissimo, se le Figma devono piacere. Anche la colorazione, la plastica forse di questa è un po' più, ora ripeto, con le luci, ragazzi, si fa un po' fatica, la plastica è un po', tende un po' al giallino, all'ocra. Qui il rosa è fatto sicuramente meglio, nulla da dire, però questa è una figure fatta adesso, con colori di adesso, con mescole attuali. Questa invece sente l'incedere dell'età, però un piccolo angolo Madoka magica in casa sicuramente lo posso mettere più che volentieri, quindi l'indicazione sarebbe quella. Mi studio adesso dove posizionarla, mi studio dove metterla, con che tipo di mani mettere, che orpello metterci sopra, e poi niente, me la gusto finalmente in tranquillità sulle mensole, aspettando che possano arrivare anche le altre Puella Magi che le facciano compagnia, così da fare un piccolissimo angolo, uno pseudo diorama in cui ci sono tutte, ovviamente tutte quelle che riuscirò a prendere nelle prossime fiere, ma in realtà contavo soprattutto in Giappone, dove queste Figma non dico che te le tirano dietro, però poco ci manca, e le pop-up a un costo d'uscita in Giappone di 4.000 yen, fossero anche 4.000 qualcosa, sono 32-35 euro, queste ovviamente le tiro su dalla prima all'ultima senza nessun problema. E ragazzi, quanto siamo a 30 minuti, io vi ringrazio per avermi seguito, la call to action la sapete, ci vediamo qua ovviamente per i prossimi unboxing anche un po' improvvisati. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e grazie anche io, ovviamente avrò modo di recuperare in seconda battuta quella che è la visione di questa veloce e quantomeno improvvisata recensione di Madoka, ovviamente Puella Magi Madoka, il Dark Majoko, canale Omotenashi Anime. Buonasera a tutti, grazie per avermi seguito e alla prossima. Un canonico Gianè, bye bye, ciao a tutti, buona giornata.